partita, inizi l'anno nuovo come hai finito il vecchio, questa volta però ne hai fatti due. Sì, sono soddisfatto oggi. Nel riscaldamento non ero proprio informissimo, non mi sentivo informissimo, poi è iniziata la partita ed è andata bene. Ci abbiamo messo il cuore, io e i miei compagni, l'abbiamo vinto. Ecco, è stata una grande dimostrazione di voglia, soprattutto quando siete rimasti in 10 lì, la partita sarebbe potuta cambiare, invece paradossalmente avete giocato meglio. Sì, esatto, abbiamo tirato fuori i denti e siamo stati bravi. Bravi perché comunque in 10 non è mai facile, ora ha preso coraggio e non l'abbiamo chiusa subito perché comunque ho fatto gol la punizione all'89esimo, quindi siamo stati bravi a reggere il colpo. Ecco, paradossalmente il loro portiere che ha preso tutto, forse sul tuo gol, non è stato un po' sorpreso. Si è aperta la barriera e io ho tirato di collo, alla sperandio, cioè volevo centrare la porta e si è aperta la barriera, sono stato anche fortunato. Ecco, tu segni su rigore, su punizione, di testa, su azione, cioè hai tutto il repertorio. Quest'anno forse il gol su punizione ti mancava quest'anno ancora? Quest'anno sono partito, ho saltato 5 partite. E ne ho giocate 10, sono soddisfatto in parte perché comunque ho iniziato male perché non avevo ben recuperato la caviglia, poi ero un po' fuori forma, però oggi con la partita di oggi sono contento. Ecco, una vittoria, l'ultima domanda, che vi fa girare a 23 punti, direi che è una... Sì, non ho visto la classifica, adesso la guardo e che recupero. È una buona media. Abbiamo perso qualche punticino, Alassio, finale, Molassana, la prima di campionato, quindi c'è un po' di... non siamo soddisfatti, però piano piano ci rifaremo il girone di ritorno. Faccio gli auguri a Gatto che oggi è il suo compleanno. Grazie.